Tchau! Ciao ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati. Allora, oggi non è il post, non è il pre partita, non è il post partita, è la terra di mezzo in cui la Juventus si prepara ad affrontare una nuova gara e questa volta ci prepariamo ad affrontare l'Europa League. Ah, che bella l'Europa League, eh? Era da un po' che non giocavano a partite Europa League, quindi quale modo migliore per onorare la miglior competizione, la miglior coppa europea che si possa vincere in questa stagione se non andando allo stadio? Insieme agli altri, e quindi ci vedremo assolutamente allo stadio giovedì. Io andrò via insieme ad Avo, ma anzi c'è. Troveremo lì poi dormiremo insieme. Siamo vicini della partita. Perché abbiamo preso i biglietti insieme. Ci sono anche Lello, Chino, eh, Vabbè, Romeo, per forza di cose. Quindi dai, ragazzi, eh, un bel ritrovo per, per chi ci sarà. Siete già in tanti ad avermi detto che sarete presenti e quindi preparatevi perché se siamo tutti allo stadio, può significare una sola cosa, anche dall'Europa League ci andremo a far riconoscere. E la domanda che mi faccio è la seguente, come è messo il Nantes? Che tipo di squadra è il Nantes? Quindi cerchiamo di capirlo insieme. Io domani sarò in viaggio, appunto in, in treno, anzi il 16 sarò in viaggio in treno, invece domani invece esce il nuovo episodio di Tutti Teorici. Qualcuno ha già indovinato l'ospite. Vediamo se qualcun altro va sulla stessa linea d'onda vi invito ad andare a seguire il canale perché domani alle 15 uscirà un nuovo episodio e allora ragazzi io mi sono preparato un po' di cosine a livello grafico e voglio guardare insieme a voi quelle che sono le statistiche del Nantes per capire un po' che tipo di squadra è allora partiamo dalla classifica della Premier League 20 squadre in Premier League in questo momento PSG capolista al secondo posto il Marsiglia di Igor Tudor che sta facendo assolutamente molto molto bene in stagione. E poi per trovare il Nant eh, dobbiamo scendere, 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 scendere fino al tredicesimo posto. Il Nant ha giocato 23 partite, ne ha vinte 6, ne ha pareggiate 10 e ne ha perse 7. 24 gol segnati, 26 gol subiti. Un totale di 28 punti. Quindi stiamo parlando sicuramente di, di una squadra non di livello assoluto, una squadra che segna poco che subisce il giusto, siamo sulla media del gol fatto e del gol subito a partita, non una squadra eccezionale. Per darci un'idea, al tredicesimo posto in Serie A è occupato da Lecce, che ha bene o male le stesse statistiche, se vogliamo quasi, nel senso che eh, ha i punti quasi dell'Empoli, Lecce ne ha 24 contro i 28 del Nantes, eh, a gol subiti e fatti siamo lì, 22 fatti, 25 subiti, quindi se dobbiamo dare un riferimento... A livello di campionato italiano potrebbe essere il lecce della Serie A per quanto riguarda ovviamente i risultati raccolti in questa stagione dalle due e il posizionamento in classifica. Per darci un'idea, la Juventus con i 15 punti di penalizzazione è comunque nona, comunque 29 punti. Ecco, quei 29 punti sono quelli guadagnati eh, dal Nantes in campo che ne ha fatti 28, noi abbiamo fatti 29 con la penalizzazione. Teoria, sulla carta non dovrebbe esserci partita, però ricordiamo l'ultima volta che abbiamo affrontato una squadra francese in coppa, una squadra francese di medio livello, di bassa classifica di metà classifica, che era il Lione che si trovava al settimo posto, ci hanno eliminati dalla Champions, quindi non dimentichiamoci mai quello da cui siamo passati, non dimentichiamoci mai che se siamo in Europa League c'è un motivo. Però, in teoria il Nantes non dovrebbe essere chissà che cosa. L'ultima partita, la vinta col, eh, per 1-0 contro l'Orient, proprio la mia pronuncia del campionato francese, anzi la mia pronuncia francese in generale era capricciante ma dovete assolutamente eh, farvela bastare perché non ho mai fatto francese in vita mia. E il gol di Blas del loro numero 10, attenzione che nel loro eh, tra virgolette, tridente dietro la punta gioca anche Ganago che non sarà disponibile perché eh, purtroppo ha avuto un, un brutto incidente familiare, ha perso la figlia di 5 anni per via di una malattia, quindi un grosso in bocca al lupo al numero 14 del Nantes che non sarà disponibile perché ovviamente è volato in Camerun per star vicino alla famiglia e, sono cose che vanno oltre il calcio, sono cose molto, molto brutte. Tra l'altro, Ganago, Ignacius Ganago è uno di quelli che fa più gol per il Nantes, è terzo capocannoniere nella classifica. Andiamo a vederci anche un po' di, di statistiche relative ai calciatori individuali. Mustafa Mohamed, la loro punta centrale. Il capocannoniere con 5 gol, eh, al pari di eh, Moses Simon, che è un ala sinistra piccolino ma molto, molto rapido. Blas, che è appunto quello che ha fatto il gol nell'ultima partita. Poi c'è Ganago e poi c'è eh, Gu Guesand. Ovviamente noi siamo mo molto molto acculturati sul calcio francese, molto acculturati sul Nantes, siamo proprio pronti ad affrontarlo. in di modi. Noi sappiamo bene come gioca il Nantes, quali sono i giocatori del Nantes, noi sappiamo tutto, tutto del Nantes. Io quest'anno ho iniziato a guardarmi molte partite di Premier. Eh, il campionato francese ancora mi manca, ma magari col tempo arrivo pure lì, un passettino alla volta. Cerchiamo di capire anche un po' quelli che sono stati i bilanci del Nantes all'interno di, di questa stagione. Allora, intanto, complessivo 23 partite disputate, 6 vittorie, eh, 10 pareggi e 7 sconfitte, dicevamo prima. 24 eh, gol fatti, 26 gol subiti, una media spettatori di 23.000. Quindi, una squadra eh, con tanto pubblico in casa, abbastanza pubblico fuori. Una squadra abbastanza seguita, diciamo così. Per quanto riguarda l'Europa League, in Europa League loro hanno passato il girone, ne hanno perse tre, ne hanno vinte tre, quindi come possiamo vedere sono in quella terra di mezzo, sempre tra virgolette, tra le cose buone e le cose meno buone. Hanno alternato dei sistemi di gioco dal 4-2-3-1 al 3-5-2, 5-3-2 è la stessa cosa, mentre il Ligan hanno fatto qualcosa di diverso, perché come possiamo vedere si passa dal 3-4-1-2 al 5-4-1, al 4-3-3, 4-2-3-1, quindi sono una, una squadra che cambia spesso e volentieri, da questo punto di vista mi ricorda se vogliamo proprio la Juventus che è partita con un'idea di 4-3-3, è passata al 4-4-2, poi si è rintanata nel 3-5-2, l'ultima partita 3-4-3, quindi... Come noi sono una squadra che, che cambia abbastanza anche a seconda di, di quelli che sono i giocatori di disposizione e di quelli che sono gli avversari. Quindi mi immagino che non abbiano eh, un'impronta tattica ben definita. Non siano una squadra con un sistema di gioco consolidato, tra virgolette, se vogliamo fare un paragone, come la Fiorentina che abbiamo visto nell'ultima gara, no? che era una squadra che sapeva cosa fare con la palla tra i piedi. Penso che sia una squadra meno organizzata rispetto alla Fiorentina. Poi, ovviamente, come dicevo all'inizio, che sarà allo stadio, sarà una brutta disfatta. Però mi aspetto una roba di questo tipo. E anche in Coppa di Francia eh, hanno, fatto, hanno giocato con il 4-2-3-1 e invece col PSG nel trofeo dei Campioni, dove hanno perso per 4-0 il 31 luglio, giocavano con un 3-4-1-2. Quindi una squadra. Che sta facendo bene in Coppa di Francia, non sta facendo benissimo in Ligan. Ha passato il turno in Europa League e adesso c'è questa sorta di, di spareggio legato a, a, se vogliamo chiamarli, sedicesimi di finale, legato all'Europa League, dove appunto andrà a affrontare la Juventus. Per quanto riguarda invece la totalità, andiamo a vederci un po' di dati complessivi, non solo legati appunto alla Ligan voglio vedere un po' quelli che sono i giocatori più pericolosi i giocatori più utilizzati allora tanto cerchiamo di, di guardare quelli che hanno fatto più gol in assoluto dicevamo prima Mustafa Mohamed 8 gol in 33 partite Blas 7 gol in 32 partite Moses Simon 5 gol e poi eh, tutti gli altri che arrivano dietro quindi questi sono i giocatori che avevamo già visto anche prima in ligan significa che anche nelle altre competizioni sono stati eh, utilizzati abbastanza sono andati in gol abbastanza sono numeri abbastanza bassi in realtà per quanto riguarda i gol però eh, questo è volevo vedere un po' i più utilizzati la font che è il portiere blas che è il trequartista avevamo visto anche prima girotto difensore centrale castelletto un difensore centrale Pedro perché il, nome, il cognome è un po' più difficile È un altro centrale Moses Simon Kelala, Mohammed, che è l'ala Mostafa Mohamed che è l'attaccante la punta Pallois che immagino si pronunci Pallou qualcosa del genere, torniamo al discorso legato alla mia pronuncia terrificante e insomma questi sono i giocatori quindi se andiamo a contarne 11 tra virgolette, dovremmo capire bene o male quelli che sono i più utilizzati 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 quindi da Merlin in giù sono giocatori che entrano nelle rotazioni, magari sono meno titolari, ma questi 11 dovrebbero essere quelli più utilizzati dal tecnico. Qua possiamo leggere addirittura che il Nanta ha giocato 33 partite con una media di 1,39 quindi ragazzi siamo lì, eh, se, se guardiamo soltanto le statistiche, io di partite davvero del Nantes non ne ho viste, e anzi se qualcuno, segue, facciamo così, se qualcuno segue il calcio francese ci faccia sapere nei commenti, io in tutta la mia umiltà posso dire soltanto che non ho mai visto partite eh, del Nantes, però aspetto le vostre considerazioni, le statistiche ci dicono i dati, ci dicono... È una squadra un po' così, che non è specializzata nell'attaccare, non è specializzata nel difendere. È una squadra che viaggia sulla metà classifica. È una squadra che comunque può giocarsi la possibilità di avanzare in Europa League. È una squadra che comunque può giocarsi e avanzare nella una Coppa Nazionale, e in campionato gioca per rimanere a metà classifica. Una squadra insipida, se proprio vogliamo se, attribuire un aggettivo per quanto riguarda eh, la Premier League. È una squadra che può avere delle ambizioni di andare avanti. E sicuramente battendo la Juve potrebbe scrivere la storia. Quindi stiamo attenti perché probabilmente da perdere ne abbiamo più noi che loro. Anche perché è venire eliminati anche dall'Europa League, dal Nantes in uno spareggio, sarebbe forse un po' eccessivo. Ciao ragazzi, forza Juve! Se accadrà qualcosa, ci vedremo anche nel pomeriggio.